Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Vi saluto tutti. Senza distinzione di ruoli, perché vi sento tutti nel mio cuore. E vorrei preliminarmente esprimere un ringraziamento particolare a Vincenzo Sanelli, Lino Pignataro ed Erika Brescia, che mi hanno aiutato in questo periodo in cui le mie disponibilità non erano al massimo. Il seminario sulla Fondazione Rotary è scandito nella successione dei vari seminari previsti dal Rotary Internazionale subito dopo quello dell'effettivo e della espansione. E questo ha un significato particolare, perché facendo parte del Rotary, il Rotary International fornisce a tutti i soci lo strumento per servire al di sopra di ogni interesse particolare o personale. La Fondazione Rotary deve essere, a mio parere, l'unico strumento per attuare le finalità del Rotary, l'unico strumento a disposizione dei distretti e a disposizione dei club. Nessun surrogato può essere giustificato, perché è velleitario, distraente e inconcludente. L'articolazione di questo convegno è affidata per la unica e sola volta al presidente della commissione della Fondazione Rotary di ciascun distretto. E questo convegno, questo forum, è stato costruito in maniera che all'inizio ci sia la mia presentazione abituale. Seguirà una relazione che metterà a conoscenza di tutti i risultati di un progetto distrettuale che va avanti da tempo, e poi una tavola rotonda in cui i vari attori, presidenti delle sottocommissioni della Fondazione, esporranno i loro programmi e ci metteranno al corrente di tutto quello che quest'anno la Fondazione Rotary, commissione del distretto 21-20, ha pensato di elaborare e possibilmente di realizzare. Questa mia presentazione iniziale è titolata La Fondazione Rotary per connettere il mondo, ed è abbastanza intuitivo che, riversando la nostra attenzione in popolazioni distanti dal luogo in cui ciascuno di noi opera, noi non facciamo altro che creare una rete di connessioni che hanno per fondamento l'amicizia e che sono poi capaci di tradurre questo sentimento in azioni di bene per tutto il mondo. Questa è la settima volta che io partecipo e do inizio al seminario sulla Fondazione Rotary, e ogni volta mi sono posto il problema di creare e di introdurre in questa presentazione elementi nuovi. Capite che dopo 7 anni è difficile, ormai ho dato fondo a tutta la mia inventiva. Questa presentazione si compone di due parti, che una è formativa, che per alcuni può essere ripetitiva, ma per molti altri potrà servire a conoscere meglio la Fondazione Rotary,
e la seconda parte è informativa, nel senso che vi esporrò tutto quello che è il risultato dell'azione del distretto 2120 a riguardo della fondazione nell'anno immediatamente precedente, cioè quello del governatore Donato Donnoli. La fondazione nasce nel 1917, quando Clamp, che era presidente del Rotary Internazionale, propose di istituire un fondo di dotazione per fare del bene nel mondo. Nel 1928, questo fondo fu battezzato Fondazione Rotary e fu articolato nei suoi momenti di gestione nelle varie componenti, consigli di amministrazione, presidenti e via discorrendo. La visione di Clamp serviva a promuovere la comprensione, la buona volontà e la pace nel mondo attraverso il miglioramento della salute, il sostegno all'istruzione e l'alleviamento della povertà. E tutto questo viene realizzato attraverso quello che oggi comprende gli strumenti per l'azione della Fondazione, che fanno capo alla visione futura introdotta nel 2013, che impegna i rotariani a una partecipazione attiva, assicura una buona amministrazione dei fondi ricevuti e un miglior uso di questi fondi, e naturalmente amplifica l'immagine pubblica del Rotary. I progetti che la Fondazione realizza vengono resi tali per via delle sovvenzioni, le quali sovvenzioni entrambe, sia distrettuali che globali, producono progetti umanitari, squadre, formazione a livello delle squadre di formazione professionali e borse di studio. La differenza fra distrettuali e globali è che nella prima la decisione è affidata al distretto, la seconda invece passa attraverso il vaglio del Rotary Internazionale. E ogni progetto, che sia umanitario, di formazione o di borse di studio, deve far riferimento alle 6 aree di intervento che voi vedete qui elencate: la pace, la prevenzione e risoluzione dei conflitti, la prevenzione e la cura delle malattie, l'acqua e le strutture igienico-sanitarie, la salute materno-infantile, l'alfabetizzazione ed educazione di base, lo sviluppo economico e comunitario. Da che cosa vengono alimentate? Che cosa rende possibile queste sovvenzioni? Le sovvenzioni sono possibili perché attraverso i contributi si sono il fondo di dotazione, il fondo annuale, il fondo Polio Plus, che sono destinati a sorreggere dal punto di vista finanziario questi nostri progetti. Il fondo di dotazione è un fondo che finanzia continuativamente la Fondazione. Di questo fondo vengono utilizzati soltanto gli utili generati, quindi viene utilizzata soltanto una parte. E i versamenti fatti al fondo di dotazione possono essere finalizzati a diverse categorie, fra le quali mi piace ricordare almeno le prime due, cioè quello di socio sostenitore, di socio benefattore, con almeno 100 dollari per socio la prima e almeno 1000 dollari per il benefattore per il secondo. Il fondo annuale invece raccoglie i fondi versati dal distretto, perché questi fondi poi vengono utilizzati per realizzare i progetti. Attraverso il meccanismo abbastanza complicato, si chiama sistema SHARE, adesso poi ne vedremo lo svolgimento, e serve a far realizzare gli obiettivi del club. Il sistema SHARE è questo che qui viene diciamo raffigurato. Noi abbiamo il fondo annuale, che cioè i fondi versati
dal distretto 3 anni prima dell'anno preso in considerazione, i contributi vengono versati qui in questo pool comune raffigurato in questo contenitore in rosso, alle quali si aggiungono gli interessi dell'ultimo anno che vengono dal fondo di dotazione. Questo pool si divide in due: 50% va a alimentare il fondo di designazione distrettuale, quello che noi chiamiamo il FOD, l'altro 50% torna a Rotary internazionale per il fondo mondiale. Questa è la parte che interessa il distretto, per cui quello che arriva, e quindi sarà il 50% di ciò che è versato 3 anni prima, va per il 50% a sovvenzionare le sovvenzioni distrettuali e per l'altro 50% le sovvenzioni globali, che pure ricevono in pari misura l'altra metà dal fondo mondiale. Per la Fondazione Rotary invece il sistema è molto più semplice, cioè tutti i contributi che noi versiamo vanno direttamente al fondo Polio Plus. Quindi questo fondo, come sapete, è finalizzato alla eradicazione della poliomielite. Questo progetto del Rotary internazionale nasce molto tempo fa, nasce addirittura nel 1978, quando il Rotary internazionale, allora era presidente del Club di Bari, il Rotary internazionale lanciò il programma 3H, Health, Hunger, Humanity, e nella voce Health ovviamente era compresa la prevenzione di questo terribile morbo. Questa è una diapositiva inedita che per caso mi è stata inviata da un socio rotariano e che dimostra come prima ancora che il Rotary internazionale lanciasse il programma Polio Plus, l'Italia nel Marocco aveva iniziato alla vaccinazione contro la poliomielite, e l'aveva iniziato per la intuizione, questo past governatore del distretto 204, Sergio Mulis di Palmenberg, a cui risale l'idea di questo progetto, che vedete fin dai primi tempi fu realizzato con il vaccino Sabin prodotto dall'Istituto Sclavo, i cui campioni furono addirittura trasportati, perché arrivassero a Manila, sullo stesso aereo su cui viaggiava il Papa Giovanni Paolo II. Come funziona il sistema per combattere la poliomielite? Non è più solo il Rotary International. Al Rotary International si associano altre organizzazioni internazionali che costituiscono il Global Polio Eradication Initiative, cioè questo gruppo di enti, soprattutto statunitensi, e di fondazioni, la Fondazione Bill e Melinda Gates, che insieme a Rotary internazionale alimentano annualmente, quotidianamente, questo fondo per combattere la poliomielite. E la lotta contro la poliomielite può e si articola attraverso diverse modalità, fra le quali però la più importante è la immunizzazione attraverso la vaccinazione dei bambini. Naturalmente, quando questa battaglia è cominciata, i virus responsabili della poliomielite erano 3, i poliovirus, tipo 1, il tipo 2 e il tipo 3. Naturalmente questa molteplicità di virus aveva consigliato diverse modalità di somministrazione del vaccino. Oggi, nel 24 ottobre ultimo scorso, che è stata la giornata mondiale dedicata alla polio plus, è arrivata la certificazione della sconfitta, della eliminazione del poliovirus 3. Già alcuni anni fa era stato sconfitto ed eradicato il poliovirus 2, sicché adesso l'unico agente che produce ancora poliomielite è il poliovirus 1. Naturalmente questo può indicare
una maggiore concentrazione ed efficacia di trattamento nel momento in cui c'è da fare un vaccino con un solo virus, anziché con più virus. Ora, questa è la situazione oggi. Vi dirò che quando avevo elaborato la prima diapositiva, noi avevamo al 20 ottobre circa 16 casi quest'anno dell'Afghanistan e 72 casi per il Pakistan. Ieri è arrivata la comunicazione in cui purtroppo, mentre è rimasto fermo il numero di casi di poliomielite nell'Afghanistan, quelli del Pakistan sono saliti a 86, che è una cifra notevolmente, elevata. E come vedete, questi sono tutti i paesi che sono stati, diciamo, osservati in tutti questi anni. Rimane quindi solo l'Afghanistan e il Pakistan, mentre la Nigeria sembra attualmente libera dalla poliomielite, mentre, come ricorderete, qualche anno fa c'era stato un allarme perché era stata dichiarata polio free e poi invece c'era stata una riacutizzazione. Sicché questa non era la prima diapositiva, quindi al 16 ottobre, diciamo oggi al 20 di novembre, il Pakistan ha 86 casi, cioè più 78 casi rispetto all'anno precedente, e l'Afghanistan 16, cioè meno 4 casi rispetto all'anno precedente. Ora, io capisco, l'abbiamo sentito dire più volte, che questa storia va avanti da tanto tempo, le risorse sono quelle che sono e noi ci stiamo, diciamo, continuativamente, come dire, continuativamente sottraiamo risorse perché c'è questo problema della polio, però voi capite bene che a questo punto non è possibile tornare indietro e bisogna fare ancora l'ultimo sforzo perché questa malattia sia debellata. Sarebbe la seconda malattia dopo il vaiolo che scomparirebbe, che scompare dalla superficie terrestre. E questa vittoria sarà ottenuta quando sia il virus selvaggio e sia il virus derivato dalla inoculazione del vaccino saranno completamente debellati. Ecco perché ricorre continuamente l'incitamento della Fondazione Rotary a dedicare risorse per questa battaglia, e questo, voi sapete, avviene annualmente il 24 di ottobre, così come è indicata giornata mondiale della polio, così come indicata nella diapositiva. Mi dà un po' d'acqua, scusa. Questi sono i fondi che nell'anno 18-19 il Rotary internazionale, nell'anno 17-18 il Rotary internazionale ha destinato alle varie attività umanitarie, fra le quali vedete la gran parte rappresentata delle centinaia di migliaia, milioni di dollari destinati per la polio. Questi sono per le sovvenzioni globali e questi sono per le sovvenzioni distrettuali. E poi c'è le borse di studio, altro tipo di sovvenzioni. In sostanza, più del 80% di tutti i fondi vengono destinati per realizzare le finalità della fondazione. Ora veniamo al nostro distretto. Per quanto riguarda il fondo di dotazione, quest'anno noi abbiamo avuto i dati che vi do, ripeto, sono riferiti all'anno Donato Donnelly, ma non perché sia responsabile Donato Donnelly, perché temporalmente è più facile il riferimento. Quindi 5 nuovi soci benefattori, ed è stato detto in effetti che tutti i club hanno almeno un socio benefattore. Quest'anno si è aggiunto un socio benefattore da Bari Ovest, 2 da Trani,
uno da Fasano, uno da Galatina e se mi pare di aver detto tutto. Rimangono comunque sempre questi club che sono, nonostante le mie sollecitazioni, queste sono le diapositive che ho fatto vedere per la settima volta, nonostante queste sollecitazioni rimangono ancora sordi all'appello. Poi naturalmente il nostro club ha anche dei grandi donatori, dei soci della Beckett Society, e veniamo al fondo annuale. Quindi l'invito è ai club di promuovere e di fare in modo di aumentare il numero dei soci benefattori. Per quanto riguarda il fondo annuale, anche qui abbiamo i dati dell'ultimo anno. Vedete, aspetta, ma come si fa ad andare indietro? Vincenzo, eccetera. Aspetta, no, indietro, ancora indietro, ecco qua. Allora, noi abbiamo quest'anno versato circa 76.000 dollari, di cui 5 dal distretto e 70 dei club. E la percentuale dei club che versano, contribuiscono al fondo annuale, è ancora bassa. Siamo al 55%. E naturalmente qui sono elencati i 3 club che hanno superato i 100 dollari per socio, che sono stati appena premiati. L'invito è attendere a un versamento che almeno porti per ogni socio a 100 dollari. Questi sono i club che sono stati premiati per le maggiori contribuzioni. Rimangono numerosi club che sono ancora, quest'anno sono stati assenti per quanto riguarda questo problema. Scusate, io devo fare lo stato dell'arte e quindi è inevitabile che, a parte le carezze e gli applausi, debbo anche richiamare l'attenzione di alcuni club a seguire le indicazioni del Rotary internazionale. Allora, come funziona questo? Di che cosa abbiamo potuto disporre in quest'anno noi per quanto riguarda i fondi? Vi ho detto che per il 19-20 i fondi sono quelli versati nel 2016-2017. Questi sono i fondi disponibili. Poi, se non vengono utilizzati, si riporta all'anno successivo. E questi fondi vanno per il 50% alle sovvenzioni distrettuali e il 50% alle sovvenzioni globali. Quest'anno noi abbiamo avuto a disposizione, quest'anno adesso parlo dell'anno Sergio Cernia, 83.337 dollari. E 41 vanno per le sovvenzioni, sono andati a finanziare sovvenzioni distrettuali e 41 circa le sovvenzioni globali. Però vedete, per la prima parte si sono aggiunti il 20% di fondi residui, quindi il totale era di 51.497.000 dollari. E per l'altra parte, a parte il 50%, una 15.000 dollari, perché c'è stato uno che ha rinunciato a una borsa di studio, e 78, quasi 79.000 dollari che sono derivati dall'anno precedente, cioè fondi non utilizzate. Questo è un problema sul quale poi insisterò in chiusura. Quindi in totale abbiamo a disposizione 135.630 dollari per le sovvenzioni globali. Per il fondo Polio Plus, anche qui circa 50.000 come 50.000 dollari versati dai club, 2.000 dal distretto, dal FOD niente, per un totale di 51.000 circa dollari. Il Rotary internazionale, questo lo dico ai governatori, insiste che i soldi residui del FOD vengano versati per la polio. Naturalmente noi abbiamo sempre, fino a questo punto, adottato una politica, come dire, di cautela, perché
volevamo garantirci la disponibilità di fondi per progetti proposti dai vari club che potessero utilizzare le sovvenzioni globali. Ma se questo non è, credo che sia inutile continuare a perpetuare questi disavanzi, una parte vanno versate comunque per quello che avevo detto prima. Ora il governatore ha già premiato questi 14 club che hanno versato più di 1.500 dollari, ce ne sono tre che hanno versato fra 3 e 5.000 dollari e ce ne sono purtroppo ancora 5 che hanno versato zero per quanto riguarda la polio e sono quelli che avete già ascoltato prima. Quindi in sostanza i versamenti fatti per il fondo annuale sono stati circa 76.000, per la polio plus circa 51.000 e per i fondi di dotazione 5.000 pari ai 5 soci benefattori. Questo per l'anno diciamo precedente. Come si pone il nostro distretto, perché questa è una domanda che comunque bisogna porsi, come si pone il nostro distretto nei confronti degli altri distretti italiani e come si pongono i distretti italiani nei confronti del Rotary internazionale? Questa tabella elenca i 30 paesi, i primi 30 paesi per contribuzione alla Fondazione Rotary e vedete l'Italia è al nono posto. Però se andiamo a fare un esame dei vari distretti, purtroppo il nostro distretto rimane ancora nella seconda metà inferiore della classifica e questa è una cosa che va assolutamente migliorata. Allora, in sostanza, per riassumere questi dati che vi ho detto, voi vedete qui le sovvenzioni globali che sono state elaborate elargite nell'anno 18-19, nessuna sovvenzione globale, cioè non è arrivata dai club nessuna proposta per un progetto di sovvenzione globale. Vedete, negli anni precedenti più o meno qualche cosa c'era, voi vedete queste sono le borse di studio che pure queste sono state assolutamente assenti e le squadre di formazione professionale rappresentate dal VTT. Quindi questo è un altro dato che va assolutamente migliorato. E per quanto riguarda invece le sovvenzioni distrettuali, noi abbiamo distribuito fondi per realizzare invece 15 progetti umanitari e una borsa di studio così come è rappresentata in questa colonnina. Vi dirò che in genere i fondi destinati alle sovvenzioni distrettuali vengono utilizzati al 100% e forse ci vorrebbero ancora di più, ma non bastano. Quello che ancora bisogna migliorare è la progettazione, la proposizione, i progetti con sovvenzioni globali riguardino sia progetti umanitari o anche borse di studio. Io termino qua questa mia esposizione che vi ha richiamato alcuni concetti fondamentali sulla storia e sulle finalità della Fondazione e soprattutto vi ha dato conto di quella situazione per i vari capitoli del nostro distretto. Io sono solo il coordinatore, tutto questo lavoro non sarebbe stato possibile senza il contributo determinante di tutti i componenti e i presidenti delle sottocommissioni che vedete qui elencati e che quindi io ringrazio con tutto il cuore. Di meno di più.